È un risultato sul quale abbiamo lavorato instancabilmente grazie al contributo che ci ha consentito il Presidente della Regione D'Alfonso a seguito del crollo del soffitto alberghiero di 2 anni fa. È una evidente, diciamo, necessità di questo istituto che oggi assume anche la forma del cantiere e che per quanto ci riguarda vuole anche determinare la tempistica anche accelerata affinché l'istituto alberghiero, la preside Di Pietro, possa tornare a beneficiare pienamente degli spazi al momento non consentiti. È un obiettivo che noi dobbiamo assolutamente, diciamo, consentire alla scuola, ma soprattutto al corpo docente e ai ragazzi che in questi 2 anni sono stati costretti ad andare in altri spazi lontani dalla sede principale con una serie di disagi oggettivi che hanno vissuto. Quindi è un momento bello, felice per la scuola ed è un risultato che in questo momento in cui le province non riescono a fare i bilanci va doppiamente apprezzato. Oggi quindi con questa consegna dei lavori inizia una nuova era, possiamo dire, per il Dececco di Pescara. Direi che più che tornare indietro finalmente cominciamo veramente ad andare avanti e oggi partono questi lavori che consentiranno alla scuola di recuperare ben 18 aule e questo consente all'istituto alberghiero di far sì che i propri studenti siano messi nelle condizioni di poter svolgere in maniera estremamente serena e quindi ottimale la loro attività di formazione e questo significa anche poter sostenere fortemente la formazione di ragazzi che sicuramente avranno un facile inserimento nel mondo del lavoro, dal momento che l'istituto alberghiero è sicuramente un asset fondamentale nella formazione e dell'economia del nostro territorio, proprio perché crea quelle figure della ristorazione e quelle figure del turismo che oggi danno occupazione.